Siamo qui in mezzo alle pecore a Roma, qui ci sono due pecore che stanno qui senza far cazzo, però per par condicio abbiamo messo uno uomo e una donna. Beh, siamo un po' non sappiamo bene se questo è un... no, sono due donne, sono oppure ibridi, non sappiamo cosa cazzo sono. Qui ci sono le fiamme e questo è l'altare della della patria. Ti rispiego in diretta. Ma non vedo un cazzo. No, ma sto registrando, tesoro. Noi siamo super qua, non possiamo fare queste figuracce. I fasci qua sono le pecore. Cioè un fascetto da solo si spezza. Invece insieme, uniti, è questo il concetto della... che dà potere a sta gente. Cioè unire tante pecore, che da solo sono niente, però unite. Fascismo bellissimo, ma poi tra l'altro questi dicono il fascismo di qua, è cattivo il fascismo, intanto lo sbattono qua all'altare della patria. Non ha paura delle pecore questo. Quest'anno abbiamo l'albero di Natale sostenibile con pannelli solari. The Christmas tree. Guarda, ti faccio vedere. Il serpente che mangia una pecora. Lì a Milano ce l'avete questo, no? Sforza. Guarda come magna la pecora, guarda. Ah, sa pecora, si è fatto mangiare. Colosseo. Diciamo così, erano gli stadi, il calcio di allora. Così distraevano le pecore allora. Ebbene sì, dopo i fasci anche la svastica. Che poi in realtà questo è il sole, Però insomma, che fa capire, questo è l'altare della patria. E lasciano questa roba così. Perché non fa vedere chi sono. Anche Hitler, per dire, cioè, loro erano. Veneravano il sole, cioè, erano i rettili che avevano creato Hitler e tutte quelle minchiate là. Loro, il comune ovviamente è per l'Ucraina, per le donne iraniane, per tutti. Ah, che bravi che sono. Questo chi è, amore? Finalmente le donne iraniane saranno liberate. Stanno spiegando un po' di bugie alle pecore, cioè della spiegazione esoterica dei rettili, diciamo. Allora, qui vediamo la lupa che sta a significare lo stato, la questo adulto che dà da mangiare ai piccoli, le pecore. Questo siamo noi. In questa casa abitò un grande massone, padre sfondante della Repubblica. Exploring Moon to Mars. E qui ci sono le pecore che stanno lavorando per così, questa favola, insomma, che racconto. Bellissimo. Allora, ci troviamo nel luogo dei santi qua, e qui c'è gente che dorme ovviamente, a pochi passi. Gente che dorme, qui c'è Antonio che insoleva. Comunque sì, così qua. Qui la gente dorme, e lì a pochi passi ci sono i marmi e... spazio di rettili.
quadrata. E questa è la realtà, non ce la raccontano, giusto? È quadrata. In realtà la Luna è quadrata. Dopo la Terra piatta arriva la Luna a rombo. Qui abbiamo una pecora che non si deve muovere. È pagata per questo. Non si deve muovere. È vestita da clown, così. C'è un po' di cazzi qua, non so che sono questo. Questo altro clown qua, questo si può muovere. Perché io tendo più. Non entra, no, oddio la paglia? No, chi ha un'entrata, guarda? No. Sembra un avvocato, non so. No. Siamo tutti sulla stessa barca. Qui vediamo sto tizio qua che copre un occhio. Quindi che diceva l'incamo, che il Papa è a favore dei migranti e tutto quanto, no? Esatto. Ah, che bravo che è, eh? Tutte le pecore qua vicino, cioè. Vicini vicini tutti quanti. Come vedi, questo qua è Mazzini, no? Dall'alto. Qui le pecore che si ammazzano dal basso. E qui c'è la mente che dirige tutto questo pecorano qua, che si unisce per un ideale che serve solo questi in alto, diciamo. Si uniscono, si sacrificano, guerra, eccetera. E questi qua. Ecco qui la pecore, possono sapere quanto. Non abbiamo più tempo per essere pessimisti, porca puttana! Vediamo un po' l'indicazione del. Ecco. La CO2 è come il sale, porca puttana, indispensabile alla nostra vita. Ma velenosa, porca puttana! Questo si chiama professioni e arte. E arti. E le arti, ah, professione delle arti, quindi cominciamo a individuare il compasso squadra, lo vedi? Ok, vediamo pentagramma, capovolto. Queste sono tutte, diciamo, i fantozzismi, le professioni dei fantozzi, sono commerciali, ingegneri, avvocati, procuratori, dottori, farma, medici, farmacisti, veterinari, geometri. Tutte cose che servono a andare avanti. Aspetta, deve parcheggiare una pecora che ovviamente è venuta a lavorare. Noi abbiamo di fare un serpente qua, insomma, che te la dice lunga. Due semini qua, un altro pentagramma là e che altro, insomma. Basta. Poi dall'altra parte ovviamente c'è il cazzo di volevo dire l'obelisco. Qui siamo al laghetto, abbiamo conosciuto questo bel ragazzo qua. Questo lo chiamano Erpegora. È un duro. Beh, Angelo sicuramente è uno di loro. Attenzione ragazzi, questo è il logo perfetto. Patria e rivoluzione, porca puttana.